Antonio, il discorso della partecipazione. Ecco, io ho riscontrato anche dei limiti, cioè parlare solo di partecipazione non è sufficiente se non la si collega a un discorso di buon senso e a un discorso anche di responsabilità. Cioè, io ricordo di aver fatto parte a una commissione per la tutela dell'ambiente nominata dal Consiglio Comunale e lì qualcuno si è preoccupato di nominare qualcuno che anziché tutelare l'ambiente favoriva gli inquinatori. Un altro limite della partecipazione, credo che sia come si dice, cioè abbiamo constatato, ad esempio, all'interno della Lega c'è stata una grande partecipazione per la gestione del potere, però la finalità era quella della conquista del potere per poi agire non per gli interessi comuni, ma per interessi, diciamo, di parte. Ecco, credo che se non c'è una moralità dal basso, se non c'è un buon senso, una correttezza, non basta parlare solo di partecipazione. Io volevo fare una riflessione generale cioè sui beni comuni e la loro effettiva tutela, cioè relativamente alle politiche. Che gli enti, che le varie amministrazioni mettono in pratica sul territorio, a partire dallo Stato e via via fino ai singoli comuni. Abbiamo uno Stato che sta svendendo il proprio patrimonio naturale, contravvenendo anche alle leggi che gli stesso si dà. E comuni virtuosi, purtroppo, come il comune di Napoli o altri comuni che credo non siano più di qualche decina che stanno attuando appunto politiche virtuose sul loro territorio, vediamo purtroppo che i comuni che dovrebbero essere i primi custodi diciamo di un bene prezioso come il territorio di fatto l'hanno svenduto ai privati. Mi piace citare il sindaco di Castagneto di Lugagnano che l'assessore però riconosce molto bene, che cita sempre l'articolo 3 della Costituzione che dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Vi ricordo che in un testo di diritto ambientale leggevo che questo non è un optional per l'istituzione pubblica, è un obbligo. Quindi di fatto i comuni dimostrano cioè, di non avere a cuore quella che è la risorsa fondamentale e quindi tutte le scelte che fanno sul proprio territorio è un segno di fallimento delle politiche di questo comune. Qui nel nord Italia abbiamo praticamente una colata di cemento che non finisce più e non c'è neanche un segno che le cose possono cambiare. Abbiamo mega opere in costruzione. Penso qua da noi la Pedemontana, in cui praticamente neanche un sindaco si è opposto, e allora io mi chiedo veramente se parlare di beni comuni sia veramente un impegno che poi si concretizza in scelte del territorio oppure è solamente un modo per confondere i cittadini e far credere che il comune di fatto si occupa di questi beni quando poi in pratica non fa assolutamente niente, perché io credo che le scelte a livello di ente locale siano molto importanti perché i comuni autorizzano di tutto e di più, dai centri commerciali, dalle infrastrutture, dalle reti viarie, quindi voglio dire. Se non tuteliamo il territorio, tutto il resto sicuramente va in secondo piano. E poi l'ultima riflessione, io credo che i beni comuni, il patrimonio naturale, sia anche ha un valore intrinseco in sé,
indipendentemente dalla finalità che possa avere per la comunità umana, insomma, proprio perché è qualcosa di naturale che esiste di per sé, quindi ha un suo valore soggettivo. E allora volevo sentire un po' le vostre riflessioni su questo punto. Antonio, nel senso che partecipazione, anche partecipazione è un termine, può essere ambivalente, ambiguo, insomma, diceva Alberto, insomma, e quindi la partecipazione va organizzata. Ci rendiamo tutti conto che la partecipazione alla vita politica, alla vita sociale non può avvenire una volta ogni 4-5 anni quando si va, quando ci chiamano a votare, no? E poi c'è, funziona la delega, a maggior ragione quando poi le leggi elettorali sono come le nostre, insomma, per cui anche quel momento è molto manipolato e inficiato, insomma. Quindi occorre inventarci, trovare dei sistemi di partecipazione permanente, che però non possono essere, appunto, magari tutti potessero avere il tempo a disposizione per occuparsi delle proprie, per occuparsi dei beni comuni, per occuparsi dei temi della propria collettività. Quindi va organizzata, insomma, vanno trovate delle regole, vanno trovate delle cose. Il punto, credo che tutti noi capiamo, è appunto come la partecipazione non può essere una palestra, insomma, no? La partecipazione deve essere effettuale, insomma, deve essere performativa, deve incidere davvero nelle procedure decisionali, no? Nei percorsi delle prese di decisione. E quindi, ma voglio dire, davvero ormai ci sono esperienze, insomma, penso a Porto Alegre, ma penso a tante altre esperienze che ci dicono che non è impossibile, insomma. Alberto, col suo laboratorio Napoli, ne sta sperimentando alcune, io credo che dovremmo diffonderle il più possibile. La signora parlava della condizione in cui sono stati messi i comuni, le amministrazioni comunali, no? I tagli e le cose portano, non solo i tagli, ma adesso ci sono addirittura gli incentivi ai comuni perché svendano, no? se svendono vengono premiati, no? Hanno i soldi, quindi proprio una determinazione, no? nello svendere, così via. E quindi i comuni vengono indotti a, credo che una delle poche entrate che sono rimaste ai comuni siano gli oneri di urbanizzazione, per cui concedono, fra le altre, oneri di urbanizzazione che adesso è stato consentito poter usufruire per il bilancio corrente, quindi aberrazione, no? Se lo facessimo a casa nostra una cosa del genere, no? Se vendessimo la casa, i beni immobiliari per pagare le spese correnti, siamo matti, no? Cioè, siamo destinati al fallimento. Ecco, sembra proprio che ci sia una volontà per uccidere le amministrazioni locali, proprio una volontà per azzerarne i poteri e per ridurle a una barzelletta. Per contro, anch'io sono d'accordo con la signora, invece le amministrazioni locali possono fare moltissimo, non è solamente Finiguerra, ma ormai stanno crescendo molte reti di amministrazioni comunali, penso alle reti dei comuni virtuosi, penso alla rete dei comuni solidali, RecoSol, che mentre i comuni virtuosi si occupano più, appunto, di urbanistica e rifiuti, cose di questo genere, la rete RecoSol si occupa, fanno delle esperienze straordinarie per quanto riguarda l'accoglienza e le politiche sociali. Penso all'esperienza della rete dei nuovi municipi, penso, e dopo non so, Alberto, se vorrà parlarne, a questa nuova
iniziativa che è stata lanciata la settimana scorsa a Napoli della rete dei comuni per i beni comuni. Io credo che dai territori, dalla base, dal sotto, insomma, possa nascere, possa crescere non solo un'opposizione, insomma, una resistenza alla distruzione degli enti locali, ma anche delle proposte per ridare centralità agli enti locali. Sulla questione dei beni comuni in generale, no? Io penso le cose che ci diceva prima Alberto sulla questione della proprietà, no? dei limiti della proprietà, io credo che proprio sia il concetto stesso di sovranità che noi dovremmo mettere in discussione, insomma, se è legittimo avere una sovranità o se dovremmo appunto incominciare a parlare invece di cura, di presa in cura e di quindi amministrazione fiduciaria, no? Amministrazione fiduciaria. L'attività di governo non è un'attività dispotica, no? Di disporre dei beni per qualche cosa. No, l'attività di governo, la delega che diamo a un'amministrazione, a un sindaco, a un governo e così via, è quella di amministrare per conto nostro, no? Per un'amministrazione fiduciaria, al meglio questi beni secondo alcuni principi di appunto sostenibilità, preservazione, a prendere in cura dei beni che sono comuni. Gli deleghiamo e gli diamo questo potere, che non è un potere appunto dispotico, ma un potere, come diceva il comandante, subcomando, no? Subpotere, insomma, no? Ecco, credo che questa che poi è una cosa vecchia, insomma, quando i nostri padri costituenti pensavano alla politica come un'attività di servizio, era più o meno una cosa di questo genere. Ecco, a proposito di partecipazione, proprio per scendere nel concretissimo, vi ricordo, se lo volete compilare, il tagliandino che c'è nel volantino che avete trovato sulle sedie, perché